sono laureata in scienze della formazione, che ero avanti in età, e ho scoperto, preparando l'esame di educazione degli adulti, Lucio Demetrio, che è uno degli autori che porta avanti tutto quell'aspetto dell'autobiografia. Lui dice che la formazione degli adulti dovrebbe essere un'autobiografia, dovrebbe essere il racconto della storia della loro vita, perché credo che tutti noi abbiamo esperienze e queste esperienze devono comunque venire fuori. Io ho frequentato un po' con il professor Giulato, che è stato anche qui, un po' una formazione sul come scrivere la propria autobiografia. Io ci sto tentando, ho cominciato tanti anni fa e scrivo. Scrivere non è facile, e soprattutto quando si scrive, quando si è autobiografi, diciamo, no? Perché si scrive di sé ed è questo che è importante. E quando vengono le idee, bisogna, come dice Don Gabriele, avere un quaderno e scrivere e lasciarlo lì. Non è che sempre bisogna scrivere ogni giorno, perché scrivere non è facile, scrivere è difficile. Ci sono momenti in cui uno scrive con facilità e ci sono momenti difficili, soprattutto quando si toccano vari aspetti della propria vita che sono aspetti dolorosi, ecco. Non bisogna preoccuparsi di scrivere correttamente, si scrive quello che viene. Infatti Lucio Demetrio, io mi sono appassionata a due libri suoi che sono anche semplici. Uno è Autobiografia come cura di sé e l'altro è Scrittura erranti. Lui dice che la scrittura deve essere così come viene, no? Dopo uno la mette a posto. Ecco, dicevo che io sono tornata da questa esperienza di 3 anni e i primi giorni ho fatto molta fatica a scrivere, però dopo ho cominciato a scrivere. Bisogna prima di tutto arrivare a una riconciliazione con se stessi. Allora, su questo aspetto di riconciliazione, poi con facilità affluiscono anche i ricordi. Ecco, i ricordi non devono essere persi, no? La memoria proprio va conservata ed è importante fare memoria di tutto ciò che accade. Ecco, non voglio portare via tempo agli autori, era un po' questo che volevo dire. Scrivo, quindi ritrovo me stesso. Tenetevi questi fogli, perché sono schemi con i quali potete fare anche voi scuola del villaggio a tavola e con le persone che incontrate. A volte abbiamo occasione per scambiare saperi, ma la si butta in chiacchiera perché non si è stati educati ad approfittare di questi momenti per introdurre un argomento decente e introdurlo con una domanda socratica. Che cosa dici tu? Hai mai provato a scrivere qualche cosa? Hai qualche parola bella che chiami a farti compagnia quando ti senti in difficoltà? Per esempio, quando mi sorprendo a sentire critiche o a farle anch'io, a un certo punto, con un momento di consapevolezza, dico: ogni uomo è una stella, ogni stella è il suo splendore, accogli ogni persona come dono del cielo. Cioè, avere tutte queste frasi strategiche per uscire da emozioni non belle e far che il sole torni a splendere. Adesso, allora, il discorso della autobiografia, di scriversi per farsi compagnia, per chiarirsi, se qualcuno è interessato, faccia cerchio. Io ho 4 posti dove faccio, Cecilia ne è testimone, scrittura collettiva di testi. E mi ricordo anche della Irene, che è venuta a casa dalle Canarie. Vi ricordate la Irene? Si è laureata in meccatronica da poco. E questa dice: venite a casa mia, leggiamo 10 righe che mi sono piaciute, le commentiamo insieme e ci diamo da conoscere. Imparare queste arti semplici e saporite che creano relazioni significative. E voi sapete che le relazioni significative sono il tesoro importante che ci portiamo lungo la vita. E adesso, guadagnando tempo, siamo qui con questi amici che vengono da Padova
ma se lo bagno e c'è Angelo, col quale l'anno scorso siamo stati sulle vette dell'Himalaya, che verrà, ha anche un servizio di fotografie splendide, non qua, non qui, ma se qualche d'uno è interessato a rivivere qualche giorno posso venire con le foto, le sì, sì. E questi qua ci parlano, sentendo lui raccontare come ha guarito il diabete senza medicine, dico, beh, vieni a scambiare il tuo sapere. E voi sapete che oggi con energy drink e con le bevande zuccherate si fa presto a mandare fuori Norma e il sistema degli zuccheri. Anche recentemente sentivo che in Gran Bretagna c'è la pandemia di zucchero nel sangue, di diabete. E il principio, basterebbe sapere questo e basta, e avrebbe un grande frutto questo incontro. Il principio che vi chiedo di inchiodare qua nella mente è questo qua: tanto sono benedetti gli zuccheri naturali che il corpo assorbe lentamente insieme con gli oligominerali, microelementi, la mela ne avrà 400, così sono pericolosi gli zuccheri artificiali che vengono impoveriti da tutto questo ed è una concentrazione di zucchero strapotente che brucia come una sbruffata di benzina, squilibrando la insulina e creando irrequietezza. In America c'è il fenomeno di ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, e è per questo quando uno prende troppi zuccheri artificiali diventa irrequieto, non sa applicarsi, non rende a scuola ed è intrattabile. Allora hanno inventato il Ritalin ed è diventata la terza medicina. Proprio l'industria farmaceutica fa fortuna. E allora quelli che hanno il fenomeno mangiano perché si acquieti, si possono acquietare. E poi hanno trovato che quelli che non hanno il fenomeno dell'ADHD mangiano queste pasticche e fanno segni di gioia, e allora per un verso o per l'altro la chimica rischia di squilibrare la vera chimica biologica di un corpo. Bene, sentiamo allora cosa ci dicono questi nostri amici che vengono a raccomandarci come fare la manutenzione del corpo per quel che riguarda i cibi. E se non siete voi interessati a questo discorso, mettetelo nella mente, perché potete aiutare e fare relazione di aiuto a chi con questi insegnamenti potrebbe avere utilità. Beh, grazie, mi chiamo Marcello Palmio, dopo quello che ha detto Don Gabriele posso anche andare a casa, perché tanto non ha molto senso continuare, scherzi a parte. Grazie per il cappello introduttivo. Prima diceva Don Gabriele, bisogna essere sintetici, quindi ho detto in 30 secondi, 60 secondi, spiegare quello che è. Ecco, lo spiegherò in 5 secondi. Se uno vuole, può guarire. Questo intanto è l'artefatto iniziale. Perché la presentazione, voi siete abituati qui, come mi dicevano prima, a comunicare giustamente senza ausili video. Ecco, si può tranquillamente anche spegnere tutto, però vedrete che alcuni dati io devo fornirli. E a me interessa non dire e spiegare nulla, perché io non insegno niente a nessuno, io condivido quelle che sono le mie conoscenze di igiene naturale. L'igiene naturale è quella filosofia di vita, che è una filosofia completa, che parte da Pitagora e Ippocrate, qui stiamo parlando di 2500 anni fa, Ippocrate parla della medicina moderna, anche se oggi, con quella situazione della medicina attuale, Ippocrate ormai si è consumato nella tomba a forza di rigirarsi. Primo non nocere, dice Ippocrate, cioè prima di fare qualsiasi cosa evita di danneggiare l'organismo umano. Quindi, citando vari personaggi dell'antica Grecia, io so di non sapere, quindi non credete neanche ad una parola. Cercate però poi di magari informarvi, mettere in moto a livello di coscienza per verificare se è vero quello che vi dirò.
Poi sentirete dalle parole vive, io non sono nessuno, ma quando sentirete poi Angelo che racconterà la sua esperienza di miracolato, perché lui per la medicina era inguaribile, parlo al passato perché è guarito dal diabete di tipo 2, dopo tanti anni di insulina a livelli che dopo spiegherà lui nel dettaglio, è l'esempio vivente che forse non ce la stanno raccontando tanto giusta nell'ambito ufficiale. Quindi senza sparare sulla Croce Rossa, cerchiamo di entrare nell'ambito di primo, che cosa è il diabete, quali sono le origini, ha già accennato un tassello molto importante Don Gabriele, perché gli zuccheri giocano un ruolo estremamente deleterio in questo ambito, ma non è l'unica cosa. L'ultima premessa è che dal mio punto di vista l'essere umano è triarticolato, abbiamo un corpo fisico che per me è il tempio dello spirito, quindi rispettare il corpo fisico ha una valenza enorme e non è una visione materialistica, primo perché io non lo sono, una visione altamente spirituale, ma è ingiusto per questo veicolo fisico che ci permette di fare un'esperienza in questo piano, trascurare quello che è l'organismo, quindi parte fisica, poi abbiamo un aspetto emozionale, chiaramente abbiamo un'essenza spirituale individuale e individualizzata. Ecco, chiusa questa breve parentesi, entriamo nell'ambito di che cosa è il diabete. Vi snocciolo qualche dato, perché se no voi siete sani o apparentemente sani, mi auguro che siete qua tutti completamente estranei al diabete, però stiamo parlando di una pandemia che sta riguardando quasi 370 milioni di persone nel mondo. 200 milioni non sanno di averlo, ma qualcuno glielo dirà un giorno, perché magari è un attimo di giramento di testa, ma mi ne vanno a fare degli esami, trovo una glicemia a 1000, ricovero con, e si esce poi con la pastiglietta, quando va bene, quando non va bene si esce con l'insulina. Quali sono le previsioni dei grandi enti che dovrebbero curare le malattie ma non vogliono curare nulla, tipo OMS? Dicono che cosa? State tranquilli, non è che il diabete verrà curato, arriveremo a 500 milioni di persone semplicemente tra 20 anni. Questo è un paradosso, perché se facciamo un paradosso tra il nord del mondo e il sud del mondo, quindi nel nord del mondo ogni 10 secondi una persona muore per cause legate al diabete, ogni 10 secondi, ripeto, una persona muore per cause legate al diabete, e nel sud del mondo ogni 3 secondi un bambino muore di fame. C'è questo paradosso incredibile tra il sud e il nord, e il paradosso è che giù stanno morendo per eccesso alimentare, noi stiamo morendo per... scusate, per carenza alimentare, qui da noi invece stiamo morendo per eccesso di alimentazione, e vediamo quale, che cosa intendo per eccesso di alimentazione. In Italia colpisce oltre 4 milioni e la spesa sanitaria, per essere cinici, stiamo parlando di, fine, di almeno 2-3 finanziarie nazionali, anche di più, di 376 miliardi di dollari. Nessuno livello di istituzione ci dice, guardate che il diabete si può curare, punto e a capo. Ci dicono che è una malattia cronico-degenerativa incurabile, ma non è esattamente come ce la raccontano, va bene? Qui abbiamo Angelo, ma noi qui abbiamo fondato questa associazione culturale che si chiama, nome emblematico, Oltre il Diabete. Noi non spingiamo nessuno a fare quello che va contro la propria volontà, noi semplicemente condividiamo l'esperienza di persone come Angelo, vi posso assicurare che a Padova sono tante di persone guarite, anche dopo 16 anni di insulina, che tecnicamente per la medicina già non è guaribile perché uno viene diagnosticato, figuriamoci dopo 16 anni che il pancreas ormai dovrebbe essere andato al creatore, quindi c'è la necessità di avere un farmaco esterno, non è assolutamente vero. Bene, previsioni, vabbè, 500 miliardi di dollari, la previsione nei prossimi 20 anni per quanto riguarda solo il diabete, potremmo parlare del tumore, 1000 nuove diagnosi al giorno in Italia, eccetera, eccetera. Però quest'anno, in questo breve, spero succinto intervento, cerco di spiegarvi che cosa è successo negli ultimi 70-80 anni, che cosa, basandomi sui dati epidemiologici che riguardano la popolazione americana, ma poco ci manca per quanto riguarda la nostra. Guardate qual era il tasso di mortalità a New York, siamo nel 1866, dopo pochi decenni, 1932, è passato da una percentuale ridicola del 2,1 al 30, cioè aumentata di oltre 20 volte, oltre 10 volte, scusate. Cosa vuol dire? Che è successo qualcosa tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del secolo scorso che ha decuplicato la mortalità per il diabete. Ma noi non ce ne frega, esatto, siamo nel 2013, bene? Guardiamo gli ultimi dati del 2007. Il diabete ha portato, questi dati del Veneto, 1092 decessi su 100.000 persone e abbiamo un aumento del 3.700%. Allora qualcuno mi dovrebbe dire, parlo a livelli ufficiali, ma
cosa diavolo è successo tra la fine dell'Ottocento e il nostro XXI secolo per far sì che mi aumenti del 3700 le problematiche legate a una patologia degenerativa. Vuol dire che è successo qualcosa di molto importante. Attenzione, perché questo, anche se uno considera l'alimentazione poco importante, vi posso assicurare nei prossimi anni, non per fare l'oracolo di sventure, io sono molto ottimista e positivo, ma sono anche un realista. Io vedo bambini con diabete tipo 1 che stanno crescendo a dismisura, vedo bambini con la ADHD citato da Gabriele che stanno aumentando a dismisura, come l'autismo. Una volta era un caso su 2000, adesso è uno ogni 88 bambini nati con l'autismo. E anche qui potremmo aprire delle parentesi, ma probabilmente finiremo domani. Quindi, che cosa è successo negli ultimi semplicemente 70 anni? Restringiamo il campo agli ultimi 70 anni. Bene, sono successe delle cose dal punto di vista dell'industria alimentare, una parte l'ha già accennata Don Gabriele, molto importante, perché abbiamo che cosa? L'industria, grazie alla Seconda Guerra Mondiale, ci hanno infilato dentro i nostri alimenti quei grassi chiamati idrogenati, che molti di voi non hanno mai neanche sentito nominare, ma margarine di sicuro sì. Hanno introdotto dei grassi che da liquidi li hanno fatti diventare solidi per un discorso economico. C'era la guerra, gli oli, l'olio di oliva, c'è stata una crisi, serviva tanto olio per l'esercito militare della Seconda Guerra Mondiale, e qualche genio che si mette camice bianco, si sostituisce a Dio, come li vediamo oggi nell'ingegneria genetica, toccano cose che non dovrebbero toccare. Anche qui hanno toccato cose che non dovevano toccare, hanno aggiunto un atomo di idrogeno a un olio e da liquido è diventato solido. Bene, questo è un grosso, grossissimo problema, e poi lo riprenderò in mano. Quindi sono entrate i grassi idrogenati. Dov'è che li trovate? Dappertutto. Leggete le etichette e prenderete, insomma, consapevolezza di quello che vi sto dicendo. Tutte le merendine del mondo a livello industriale, tutti i prodotti di forneria, tutti i prodotti industrializzati gli mettono dentro questi grassi, perché costano poco, durano all'infinito. Infatti, se voi fate una prova con la margherina, la mettete sul davanzale, la lasciate lì qualche secolo, neanche nessun animale si potrà avvicinare, perché è la morte allo stato puro. Non esiste in natura la margherina, cioè non esiste in natura un grasso idrogenato. Solo l'uomo ha avuto la sapienza, in questo caso molto negativa, di modificare un grasso per scopi solamente economici. Dura di più e non va male. Dall'altro abbiamo avuto l'introduzione, come diceva perfettamente Don Gabriele, sempre per scopi economici, la raffinazione dei prodotti. Madre Natura ci ha dato che cosa? Ci ha dato il cereale integro, non ci ha dato la pasta Barilla o Boiello, non ci ha dato il cereale raffinato, ma ci ha dato il cereale integro, che con cereale li intendo, li metto dentro tutti. Che cosa ha fatto l'uomo? Sempre per scopi economici, lo ha raffinato, cioè ha preso un prodotto che per la natura è perfetto, con tutte le proprietà che diceva prima Don Gabriele, quindi dalla fibra, dagli enzimi, dalle vitamine, dagli oligoelementi, dai fitoormoni, decine di migliaia di sostanze chimiche sane. Che cosa ha fatto? Ha tolto tutto per darci una pasta bella, bianca, che non fa le farfalline, che dura all'infinito, perché anche la pasta Barilla, e con Barilla gliela metto dentro tutte, non potrà mai andare a male. E abbiamo un prodotto che è zucchero puro, perché se voi prendete un cereale e gli togliete la fibra, le vitamine, i minerali, gli enzimi, rimane l'amido. L'amido è zucchero. Quindi chi mangia pasta bianca non solo avrà problemi a lungo termine di stitichezza, ma sono talmente geni che hanno tolto la fibra e ce la rivendono tramite non la farmacia del villaggio, ma tramite le erbolisterie o le farmacie. Ecco che noi in questo caso siamo un po' meno furbi, perché andiamo a prendere una pasta che ci rende stitici, ci aumenta il colesterolo, perché questo diventa colesterolo puro, ci aumenta l'acidificazione del sangue, che poi vedremo, e aumenta la glicemia, predisponendoci al diabete tipo 2, che in crescita esponenziale, guarda caso. Quindi questi sono gli alimenti più deleteri che esistono in natura, oltre che l'impatto che ha nella psiche, nei bambini è devastante. Io ho visto bambini autistici mangiare del pane bianco, che è zucchero, o merendine industriali, e il bambino va letteralmente via di testa. Quindi quello che ha detto Gabriele è assolutamente, lo confermo in pieno, anche perché lo vedo proprio con i miei occhi. Dall'altra abbiamo l'entrata di zuccheri allo stato puro, di pasta, come vi ho detto, raffinata, che è zucchero allo stato puro, non fatemi confondere dai colori. Abbiamo l'entrata, più che l'entrata, abbiamo avuto un aumento esponenziale, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dell'entrata e dell'eccesso di proteine di origine animale, le quali, anche se qualcuno continua a dirci, ma no, guardate che la dieta mediterranea vera contempla, sì,
se qualcuno a una certa età si ricorderà che una volta c'era la carne, ma non era pranzo e cena e quasi quasi colazione con il bacon come quella odierna. C'era, e chi aveva la fortuna di avere gli animali, era la festa quando uccidevano per esempio il suino. Oggi noi facciamo festa, pranzo, cena, pranzo, cena, pranzo, cena, per non dire anche merenda con bel panino con la soppressa. Ecco, quindi abbiamo certamente negli ultimi 70-80 anni un aumento esponenziale di alimenti completamente innaturali. E vi porto i dati completi. Questi alimenti sono tutti acidificanti, e l'acidificazione è la base del diabete, del cancro, delle malattie cardiovascolari, cronico-degenerative, allergiche, chi più ne ha più ne ha. Adesso anche la medicina ha confermato che le cellule tumorali vivono in pH 5.5, che è acido, e a pH 8, che è basico, sopra il 7 siamo nella basicità, a pH 8 non esistono più le cellule tumorali. Perfino la medicina ufficiale ci è arrivata a confermarlo, e noi siamo estremamente felici. Guardate l'aumento negli ultimi 70-80 anni, dagli anni 38, 20 kg, stiamo parlando di chili pro capite, quindi a persona all'anno. Siamo passati da 20 kg di carne, siamo passati a 100. In America si arriva a 200 kg di carne a persona di media all'anno, che vuol dire che ci sono persone vegetariane, vegane, quindi qualcuno ha 250 kg, quasi un chilo al giorno di carne in America. Infatti vediamo qual è la situazione dal punto di vista patologico. Questa è italiana, questa è italiana. Abbiamo l'aumento esponenziale del consumo di latte e derivati, che siamo passati da 34 litri all'inizio del secolo scorso a 75 litri, è un po' calato rispetto all'inizio, però siamo intorno ai 70-80 litri a testa all'anno di media, con un aumento del doppio, del 200%. Lo stesso l'aumento del consumo di uova è aumentato negli ultimi 50 anni, 60, del 200%. Questo è il totale di tutto quello che noi mettiamo dentro sotto forma di proteine di origine animale. E non sto dicendo, sto portando avanti una campagna di nessun tipo, sto semplicemente dandovi dei dati che vanno a confermare quelle che sono ormai delle conclusioni abbastanza assodate, ma non per una certa parte della medicina, che quanto più acidifichiamo l'organismo, tanto più l'organismo va in disequilibrio, e quando l'organismo va in disequilibrio, la malattia fa il suo avvento. La malattia è un segnale, viene chiamata in termini un po' più esoterici, la grande educatrice, brutto dire una persona che ha il diabete, però sono sintomi che il corpo dà di un malessere, di un disequilibrio. Io sto parlando dal punto di vista solo fisico, ma vi ho detto che il corpo umano è una delle parti fondamentali, ma le altre, l'aspetto emozionale, animico, e l'aspetto spirituale. Quindi solo dal punto di vista delle proteine di origine animale, un italiano di media, qui sono compresi tutti gli italiani, quindi se escludiamo i milioni tra vegetariani e vegani, chiaro che qualcuno può arrivare a 300 kg all'anno, cioè quasi un chilo di proteine al giorno di origine animale. È chiaro che mi metto in un terreno estremamente difficoltoso. Il terreno è l'acidificazione del sangue. Proteine di origine animale. Questi per me sono i peggiori in assoluto. Questi intendo gli zuccheri bianchi, cioè lo zucchero raffinato, tutto quello che ha a che fare con i cereali raffinati, che ripeto è identico allo zucchero bianco. Abbiamo le bevande gasate, che accennava anche prima Don Gabriele, le bevande, non ne parliamo, di quelle energizzanti, che sono una di queste, tipo, non faccio nomi, Coca-Cola, ha un pH di 2,5. pH 2,5 vuol dire che io, per riequilibrare quel pH e portarlo a 7, che è il nostro, più o meno umano, devo bere 22 bicchieri di acqua per riequilibrare il pH acido di una bevanda gassata come la Coca-Cola, ma non cambia la Fanta. Avendo dentro acido ortofosforico, un acido che misurato qualche tempo fa, solo ha un pH bassissimo. Morale, la nostra alimentazione, dalla seconda guerra mondiale in poi, si è basata esclusivamente, perché l'industria ci ha dato e fornito questi alimenti, si è basata su alimenti raffinati, acidificanti. E quindi tra proteine di origine animale, l'eccesso di proteine di origine animale e l'eccesso di alimenti raffinati, l'organismo si è saturato di acidi. Ok? Guardate qui un altro dato, sempre tutto, vi riporto tutti i dati ufficiali e poi le conclusioni sono nel nostro libero arbitrio di accettarle oppure no. Io sono solo un ambasciatore. Guardate l'aumento dello zucchero, siamo a livelli praticamente zero, siamo nella fine 800, infatti si usava che cosa? Il miele.
siamo arrivati ad un aumento del 1400%. Ma stiamo parlando di zucchero bianco, lo trovate dappertutto. Come diceva Don Gabriele, non solo zucchero bianco cambia dal punto di vista caratteriale, ma crea una dipendenza incredibile. Siete mai chiesti perché nelle pappette della Mellon, Nestlé, Milupa ci mettono lo zucchero in una cremetta che ha dentro il pollo? Ma cosa c'entra lo zucchero nel... C'entra, questo lo sanno bene, ad alti livelli, lo zucchero crea dipendenza. Avete provato un gatto a dare una scatoletta tipo Kit Kat? Toglietela, come togliere la droga a un drogato. Ma che cosa è la carne? No, ci mettono sostanze che creano dipendenza. La sostanza, lo sanno anche in psichiatria, è lo zucchero bianco. È quello che crea una dipendenza veramente allucinante. Il latte è lo stesso, aumentato di oltre il 1000% dalla fine del secolo scorso. E dalla fine del XIX secolo. E dalla fine del XIX secolo ad oggi abbiamo avuto un aumento di mortalità del diabete del 3700%. Ci porremo delle domande? Sì, noi ce le siamo poste e abbiamo trovato anche, tra virgolette, apparentemente una possibile soluzione. La possibile soluzione è che io, quando capisco che di medio un italiano ingolla oltre 500 kg di sostanze acidificanti, tra cereali raffinati, zuccheri, proteine di origine animale, eccetera, cioè non possiamo capire, cioè dovremmo comprendere che non possiamo stare bene con mezza tonnellata all'anno, qui non sto parlando, pensate, una vita media all'anno di sostanze che acidificano pesantemente l'organismo. E cosa succede quando noi siamo in acidosi? Scattano i processi di allerta dell'organismo. L'organismo cerca immediatamente tutti i minerali per tappare l'acidità. Qualcuno chiama questo osteoporosi, qualcuno chiama questo carie dentaria, qualcuno chiama questo in vari nomi, tra cui anche il diabete. Perché cosa avviene dentro l'organismo? Avviene che in queste situazioni, e lo stiamo vedendo purtroppo nella nostra società, queste sono due immagini semplici per far capire a livello americano quella che è la condizione odierna, certamente è una forzatura, magari la società di cellulare, poi bambini così piccoli, va bene, è certamente una forzatura, però far capire che 20% di obesità in Italia, qualche campanello d'allarme dovrebbe farci risuonare. E stiamo trascinando anche il mondo degli animali. Hanno saputo poco tempo fa, non è una, io l'ho messo qua per fare una risata, bisogna anche drammatizzare. Ma ho saputo da un veterinario col diabete che gli arrivano cani col diabete, io mi ha lasciato spiazzato perché non pensavo, cani vabbè col tumore, leucemia, ok, ma addirittura vedere un animale, cioè un canide col diabete, questo dove fargli le misurazioni, fargli anche l'insulina, io sono rimasto senza parole. Questo è lo specchio della nostra società. Gli animali stanno sacrificando per noi, si stanno accollando determinate anche nostre situazioni patologiche, perché io presumo che non sia mai esistito in passato un cane col diabete, perché naturalmente gli vengono dati cereali raffinati a mangiare. E quindi si sta modificando anche l'evoluzione di Darwin. Questo va bene di McDonald's, però l'evoluzione di Darwin è che l'uomo medio si sta lentamente acidificando. E quando siamo in acidosi abbiamo l'obesità. L'obesità da che cosa deriva? Senza entrare nell'ambito psicologico e emozionale, ma quando io ho acidi nel corpo, il mio organismo produce grassi per proteggersi dagli acidi. Quindi il grasso, paradossalmente, è una protezione che l'organismo induce, autoinduce, per proteggersi dagli acidi che stanno intaccando il sangue, la linfa, i liquidi extracellulari. E quindi, riprendendo in mano, e velocemente poi arriviamo a conclusione, perché a parte che non parlando nella teoria, ma sentire che cosa poi si può fare nella pratica, e non teorica, ma vissuta da una persona, e qui ho tenuto Angelo, ma ripeto, a Padova ne abbiamo decine di persone guarite completamente, certamente non le sentirete in televisione, da Bruno Vespa o da Pierino Angela, però esistono, si possono anche toccare con mano. Cosa fanno gli acidi idrogenati, le margarine che vi ho detto prima? Guardate, creano dei danni alle membrane cellulari. Già questo apre uno scenario molto interessante, perché quando le membrane cellulari perdono la loro caratteristica, come diceva Don Gabriele, di comunicazione, noi non comunichiamo solo verbalmente, comunichiamo anche in maniera più sottile, ma tutte le nostre cellule, queste 70 trilioni di cellule, comunicano tra di loro tramite, solo il Padre Eterno può saperlo, ma è chiaro che se la mia membrana cellulare, cioè il mio cappotto, inizia a essere tutto appiccicoso, pieno di questi grassi strani che non esistono in natura, la membrana perde di comunicazione, e quindi abbiamo tutte le problematiche delle malattie
cosiddette a livello di cellule. Malattie autoimmunitarie possono scatenare, si sa che il diabete tipo 1 è una malattia autoimmunitaria, cioè il sistema immunitario che attacca se stesso, aumentano le infiammazioni e interferiscono, guardate, con che cosa? Con l'ormone secreto dal pancreas. Quindi quanto più noi grassi idrogenati mettiamo dentro nell'organismo, vi posso assicurare che lo mangiate quasi ogni giorno, affermazione forte, ma purtroppo lo dico con consapevolezza perché so dove si trova le margherine, i famosi grassi idrogenati, in tutti i prodotti, quasi tutti i prodotti a livello industriale. Quindi a lungo andare abbiamo che le cellule iniziano a diventare sorde all'insulina. Io l'insulina al pancreas, che per fortuna mi va e funziona benissimo, ma non serve a niente per abbassarmi lo zucchero perché le membrane cellulari non sentono. Questo si trova in tutti i prodotti da forneria, in tutti i prodotti industriali, in tutti i prodotti, oserei dire il 90% dei prodotti che si trova nei supermercati tradizionali. Ecco cos'è in molto in sintesi, perdonate insomma la semplicità, non è per fare una visione riduttiva, ma è per far capire. La cellula, questa è la nostra cellula. Cosa ha la cellula? Ha una serratura, ogni cellula ha una serratura. E che cos'è la chiave? È l'insulina. Allora arriva l'insulina, entra nella serratura, apre la porta, entra chi? Lo zucchero. Dove va lo zucchero? Finisce dentro la cellula e lì fa tutto il suo percorso. Morale, mi toglie lo zucchero dal sangue. Qui immaginate che sia un bel torrente sanguigno. Quindi l'insulina toglie lo zucchero dal sangue, ma non per magia o alchimia, perché lo fa entrare nelle cellule, i muscoli, eccetera, eccetera. Bene, cosa succede se la cellula, questa, inizia ad avere tutta incollata intorno grassi idrogenati che non esistono in natura, grassi di origine animale, zuccheri in eccesso? Subisce che cosa? Che arriva l'insulina, non riesce a entrare nella toppa, non entra, l'insulina rimane in circolo che fa danni, lo vediamo infatti nei diabetici che usano l'insulina e hanno uno stile di vita precario, danni intendo retinopatia, problemi circolatori, problemi di nervi, impotenza, eccetera, eccetera. E il glucosio, non potendo entrare perché trova la porta chiusa, rimane in circolo. Noi facciamo la misurazione, ci trovano i livelli di glicemia. La glicemia misura questo, lo zucchero nel sangue. E quindi che cosa abbiamo? Diagnosi, terapia qual è? Un farmaco, prodotto di sintesi, di derivazione transgenica, che si chiama insulina. E finché tutti contenti, soprattutto le case farmaceutiche, molto contenti in questo ambito, l'uomo forse un po' meno. Quindi tutti questi grassi, questi acidi, una situazione di acidificazione qui, perdiamo la membrana, la chiave non entra, lo zucchero rimane fuori. E zucchero fuori, anche questo è dannoso per i vasi, per i tessuti. Chiaro? Questo tecnicamente viene chiamato semplicemente insulino resistenza, cioè le cellule diventano sorde all'insulina. E attenzione che l'insulina c'è, cioè il mio pancreas funziona magari anche benissimo, ma non serve a niente se non trova la porta, cioè la serratura libera. Se trova la serratura con la toppa in cui qualcuno gli ha messo un collante o un mastice, la chiave non entra e il mio glucosio continua ad aumentare a livello stellare nel sangue, portando danni enormi. Da che cosa poi è dovuto all'ulteriormente all'acidificazione? Ha parlato prima Don Gabriele, l'importanza dell'aspetto psichico, animico, emozionale, chiamate come volete, quello è fondamentale. Una passeggiata nel verde come quella nel parco qui è stato dimostrato, io l'ho provato nella mia pratica, potete farlo come voi, in qualsiasi momento con la cartina torna solo che misurate l'urina, il bianco urinario, e una passeggiata nel verde vi alcalinizza, cioè il contrario dell'acidificazione, di almeno un centinaio di volte. Viceversa, noi viviamo fonti di stress, facciamo un lavoro che non ci piace fare, abbiamo a che fare con persone che non riusciamo a comunicare per vari motivi, eccetera, eccetera, l'organismo si continua lentamente ad acidificare. Quindi in tutto questo contesto dovrete anche metterci dentro l'aspetto animico, cioè l'aspetto emozionale di ognuno di noi. Ma è chiaro che quando io mi acidifico, a prescindere dal percorso, succede che cosa? Che aumenta il livello del cortisolo. Il cortisolo è un ormone secreto da noi altri, e se viene secreto viene chiamato ormone dello stress perché aumenta quando aumento i miei livelli di stress, cioè di acidificazione. Quando mi aumenta il cortisolo, che poi qualcuno mi dà il farmaco per abbassare il cortisolo, altra visione estremamente intelligente, vedete, la medicina ha questo limite, va nel sintomo. Io ho un sintomo, lo devo spegnere, distruggere, disintegrare con la chimica.
Io in alcuni casi può andare bene, ma è chiaro che il sintomo mi sta dicendo il malessere interiore. Che cosa mi sta dicendo l'aumento di cortisolo? Semplicemente mi sta dicendo forse stai vivendo un periodo di estremo stress, di acidificazione. Noi invece andiamo nel cortisolo e prendiamo il farmaco per abbassarlo. Cosa fa il cortisolo? Aumenta la glicemia e quindi è il cane che si morde la coda nel diabete e in più mi crea un'errata distribuzione nel tessuto adiposo, la pancetta, che nel diabetico non è più una pancetta ma è una panza, ed è un tessuto molto attivo nell'ambito dell'insulino resistenza. Quindi più cortisolo, più grasso io accumulo nella pancia, più questo grasso mi aumenta l'insulino resistenza. Non se ne viene fuori. È un circolo vizioso estremamente, estremamente pericoloso per la salute umana. Quindi, stile di vita, materiale, poi mettete dentro anche gli aspetti, come ho detto, che contemplano e che completano l'essere umano in una visione più allargata, provocano l'acidificazione che è la madre di tutte le malattie. Mi si può parlare tranquillamente anche del cancro e entrare anche nel dettaglio, nella spiegazione biochimica, partendo sempre dall'acidosi. E qui va bene, ovviamente l'aumento esponenziale delle malattie non infettive, ma le malattie naturalmente cronico-degenerative, qui ci mettiamo dentro tutto, malattie come infarti, ictus, diabete, cancro, eccetera, eccetera. E questo è quello che abbiamo visto prima, è l'epilogo in sé, in termini di dati. Quindi c'è qualcosa forse che non torna. E il fatto di capire che forse c'è qualcosa che non torna ci mette nella disposizione migliore di intraprendere anche un percorso di un certo tipo. Vabbè, anche qua siamo persi, sono tutti i dati, ecco. Quindi che cosa naturalmente noi possiamo fare? Se qualcuno desidera recuperare la salute, dicevo un certo personaggio, occorre chiedere, ma sei disposto a sopprimere le cause? Attenzione che nel diabete la causa non è la glicemia alta. Noi prendiamo un farmaco, insulina, per abbassare il sintomo. Ma la causa qual è? Bisogna andare a monte del problema. Questo applicato a 360 gradi nel diabete, ma in tutti gli ambiti. Chi ha detto questa frase è stato un personaggio di 2500 anni fa, si chiamava Ippocrate, padre dell'attuale medicina. Quindi che cosa naturalmente si può fare? Adesso ve lo descriverà Angelo, perché lui non l'ha letto nei libri, l'ha vissuto nella sua pelle, ha messo in atto il cambiamento, che vuol dire tirandosi sulle maniche e mettendo in discussione il proprio stile di vita, e posso assicurare che è molto più semplice prendere una pastiglia o farsi l'insulina che cambiare drasticamente quello che è il nostro, tutti i nostri condizionamenti mentali, società, eccetera, eccetera. Ma è possibile, ed è possibile come? Perché questo ci ha dato lo spunto con Angelo e altri compagni di intraprendere e di aprire un'associazione che si chiama Oltre il Diabete, che non ha fini di nessun tipo se non quelli di dire guardate, qui alla pagina testimonianze ci sono decine di testimonianze scritte di persone non che vivono in America o da qualche altro paese, qui Veneto soprattutto, ecco, e raccontare quello che loro hanno fatto per invertire un processo patologico e guarire da una malattia che, ripeto, non è guaribile. Ma come diceva Paracelso, nessun medico può dire che una malattia è incurabile. Affermarlo come offendere Dio, la natura è disprezzare il creato meraviglioso. Non esiste malattia, per quanto terribile possa essere, per la quale Dio non abbia una cura corrispondente. E questa frase che ormai ce l'abbiamo presa perché contraddistingue quello che è il senso dell'associazione, quindi non diciamo a nessuno di fare questo, di eliminare, di togliere, ci mancherebbe altro. Abbiamo i medici, ma non è il nostro caso, perché è un percorso sempre individuale, spirituale. Sono persone che si attaccano alla propria malattia e se la vogliono ottenere va rispettato. Chi invece vuole mettere in discussione perché non ce la fa più di misurarsi la glicemia 6 volte al giorno o farsi l'insulina 3-4 iniezioni al giorno, c'è un percorso. È un percorso non semplice, però adesso lo sentirete dalle parole vive qui di Angelo, che ringrazio anche per avermi trascinato qui, in senso buono. Bene, bene. Ecco, io sono Angelo, ero diabetico dal
dal 97 al 2009, quindi 12 anni, per 12 anni ero diabetico. E facevo l'insulina, facevo 90 unità di insulina al giorno. Questo per chi ha diabete sa che sono tante. Neanche la gente con diabete tipo 1 fa 90 unità di insulina al giorno. Io sono vegetariano dall'85, quindi da tantissimi anni, però sono stato un cattivo vegetariano perché facevo uso di latte, formaggio e uova, ne mangiavo tanto perché cereali raffinati, zucchero, ne mangiavo tanti perché mi dicevano se non mangi la carne devi mangiare le proteine, tutti con questa storia delle proteine, no? E quindi io consumavo tanto formaggio e così via. E nel 2009 è successo che abbiamo fatto con il mio compagno un viaggio negli Stati Uniti e siamo andati in Arizona e lì ho incontrato un mio amico che mi ha detto che c'era una via per uscire fuori da questo, dal diabete. Io non ci ho creduto quando me l'ha detto, perché io, a me mi avevano detto che dovevo continuare a farmi l'insulina per tutta la vita e basta. E allora, però ho avuto la fortuna di che quello che me l'aveva detto era una persona che conoscevo da 30 anni, quindi credevo a lui. Non ho creduto alle parole, però credevo a lui. Quindi ho detto, è impossibile che mi abbia raccontato delle palle. Quindi gli ho detto, guarda, quando torno a casa ci provo. Quindi sono tornato a casa, lui mi aveva detto di entrare in un sito internet che si chiama L'Albero della Vita, curare il diabete in 30 giorni. C'è un centro in Arizona, che io non ho visitato, non sapevo neanche dove era, dove questo medico ha fatto un esperimento su 6 diabetici che arrivavano da diverse parti degli Stati Uniti e li ha guariti dopo 30 giorni, e la maggior parte di loro, 4 mi sembra, sono guariti, perché uno perché se n'è andato prima, l'altro perché non c'aveva voglia di guarire e non sono guariti. E allora ho detto, ma perché non ci devo provare anch'io? Allora ho cominciato loro dicevano di mangiare alimenti crudi per 30 giorni, vegetali chiaramente, non carne cruda, e quindi frutta e verdura cruda per 30 giorni. E allora per me è stato molto difficile, perché io ero attaccato molto al caffè, della carne non mi interessava, che non lo mangiavo già da tanti anni, però il formaggio, lasciare il formaggio, lasciare la colazione calda al mattino è stato un po' difficile, però ho detto proviamo. Allora, il primo giorno mi sono fatto metà insulina e ho mangiato, ho fatto colazione con la frutta, quindi era inverno, quindi ho mangiato delle mele, delle pere, mi sembra. No, c'erano anche le arance, c'erano già le arance, quindi alternavo una volta mele e pere, una volta arance. Verso le 10 del mattino mi facevo un altro frutto, poteva essere anche una banana, e poi a mezzogiorno una bella insalatona con l'avocado dentro, con i semi di girasole, semi di sesamo, così, giusto per avere qualche proteina, no? E dopo 3 giorni, andando avanti così, il quarto giorno io sono andato in ipoglicemia. Dopo aver mangiato l'insalata a mezzogiorno, alle 2 la mia glicemia era 60. Stavo andando in ipoglicemia, era molto pericoloso, perché ricordate che l'ipoglicemia, se vai in ipoglicemia sotto i 40 una volta ci resti secco. Andare in iperglicemia a 400 anche per una settimana, 2 settimane, non succede niente. L'importante è non portarlo per mesi. Quindi è l'ipoglicemia la cosa pericolosa, e a me mi era già successa in 12 anni, fai conto 10 volte all'anno, quasi una volta al mese capita che di notte vai in ipoglicemia. E vi dico che è veramente brutto andare in ipoglicemia, perché
ti tremano le gambe, vai giù in cucina, cominci a mangiare tutto quello che trovi, perché quindi zucchero, così ti senti malissimo, una sensazione bruttissima. Quindi sono andato in ipoglicemia, ho detto quindi stasera non faccio l'insulina, invece di andare a un quarto ho detto non la faccio, lasciamo che l'insulina si alzi e dopo vediamo, cioè devo continuarci a credere a questo. Quindi non ho fatto l'insulina, mi sono misurato la glicemia, ce l'avevo a 320-330, abbastanza alta, ma non è niente di preoccupante. Poi dopo ho fatto il quinto giorno, il sesto giorno, al settimo giorno io mi sono, la glicemia continuava a scendere, 280-250, così quando mi sono alzato al settimo giorno ce l'avevo a 120. Quindi una cosa che non mi era mai successa neanche quando facevo l'insulina, perché anche quando fai l'insulina non è che per forza ti svegli al mattino che ce l'hai regolare, ce l'hai a 160, ce l'hai a 80, 180, così va di qua e di là, invece adesso è molto più stabile. Quindi 120 non ci ho creduto, me la sono rifatta, 121 me la sono rifatta ancora, 118, perché ogni volta che te la fai, se cambi dito ti cambia di qualche linea. Allora ci ho creduto che veramente, ho detto allora sta funzionando, è stato lì dopo una settimana che ho cominciato a crederci, a dire sì sta funzionando, allora ho continuato, dopo vedrete la foto di com'ero prima, comunque ho perso 24 kg, pesavo 96 kg, ecco questa era la foto di com'ero prima. Giovane? Giovane. Sì, ecco, qui ero al mare, in Sardegna, e quando vado al mare i capelli mi diventano tutti bianchi perché col sole. Ecco, ero giovane e grasso, poi preferisco essere come sono adesso, più vecchio ma più in salute. Ecco. Allora ho continuato, loro dicevano 30 giorni, io ho cominciato a divertirmi perché lì ho cominciato a comprare libri sulle insalate, sulla dieta vegana, sul crudismo, su queste cose qua, e invece che andare avanti 30 giorni ho fatto 3 mesi, ho fatto 90 giorni, infatti il primo mese ho perso 15 kg, nei 90 giorni ne ho perso 24. Allora dopo i 90 giorni, loro dicono dopo 30 giorni, uno può, quando ha visto che la glicemia si è stabilizzata, può cominciare a introdurre cibi cotti. Allora lui comincerà a mettere dentro qualche legume, broccoli, cavolfiori, spinaci, così, qualche cosa di cotto. E poi magari più avanti può cominciare a mettere dentro dei cereali, meglio se non raffinati, cereali integrali. Farro, avena, tutte queste cose qua, oppure a volte anche della pasta integrale. Noi abbiamo trovato adesso una pizzeria a Vigor, vicino a Piove di Sacco, che fa la pizza di canapa, di farina di ceci, completamente integrale, e quella a me mi fa salire la glicemia poco. Se vado in una pizzeria normale, come a volte mi capita perché siamo con amici, quindi a volte vado in una pizzeria normale, mi sale la glicemia a 170-180, però dopo 2 ore e mezza è già scesa a 120-130, quindi anche una persona normale, esatto, con la pizza gli sale un po' la glicemia, non è che sia una cosa così... ecco, questo sono diciamo gli effetti che ho avuto dalla fisici, ma l'aspetto sì, mentale e spirituale è ancora più grande secondo me, cioè ad esempio mentalmente sapere che non mi devo fare l'insulina, sapere che io mi sveglio, se non ci voglio non mangio, prima non potevo farlo, io dovevo mangiare per forza perché devo fare l'insulina a quell'ora e dovevo mangiare a quell'ora, invece io adesso posso anche fare digiuni 2-3 giorni, 10 giorni, posso fare, vado a un ritiro spirituale ad esempio, faccio un digiuno, oppure perché io sono interessato a questo, però può esserci altri interessi,
quindi uno può mettersi lì, vuole studiare, vuole stare lì un po', non c'è voglia di andare a mangiare, ecco, tutte queste cose. E poi l'aspetto mentale di sentirsi più forte, di sentirsi responsabile del proprio destino, di dire sono io che decido come portare avanti la mia vita, sono io che decido che se mi mangio il croissant, mi mangio il croissant e poi dopo mi prendo le conseguenze. Quindi, ma uno se si mangia ha una vita sana, quel giorno lì se lo può anche mangiare croissant, quello è il bello, che non è che uno deve diventare un fanatico, uno può, l'importante è la goccia, quello che lui fa tutti i giorni, poi dopo se una volta sgarra perché è stato invitato, gli offrono quel dolce lì, fa niente, lo mangia per quel giorno lì, però lui ritorna alla vita normale e continua a dargli al corpo quello che ne ha bisogno. E quindi io ho visto che con questo atteggiamento qua si va molto meglio, senza essere fanatici. Qua non si sta parlando di consigliare alla gente di fare una vita troppo rigida, assolutamente, ma di cercare di mangiare cose semplici come le dà il Signore. Io quando vado al supermercato, automaticamente quando vado a comprare, non so, le olive, guarda, quelle che hanno meno ingredienti, la guardo, due ingredienti, olive, olio d'oliva, bene, allora lo prendo. Se guardo che hanno più di 3-4 ingredienti, non li prendo, li lascio lì, basta. Cioè, non è che c'è da diventare uno scienziato per mangiare bene, sano, basta vedere la cosa, il fast food migliore è la frutta, quello è il fast food migliore che c'è, prendi e mangi. La cosa più semplice, non c'è da filosofare qua. Gli attacchi di fame? Gli attacchi di fame, brava, gli attacchi di fame ce li avevo prima quando facevo l'insulina. Sì, quando facevo l'insulina avevo gli attacchi di fame, adesso no. Dopo no. No, non ce li hai più, è quello il bello, perché dopo la bella insalatona ricca di avocado ti riempie, ti soddisfa molto di più. Gli attacchi di fame vengono con i carboidrati raffinati, vengono quando uno continua a mangiare pasta o dolci, vengono gli attacchi di fame. Io gli attacchi di fame non so più cosa sono. Per quello che non ho più rimesso peso, invece quando ero diabetico, che mi facevo l'insulina, mi venivano gli attacchi di fame, ma tropicali, ma proprio... Spiego, scusa un attimo, spiego questo che è molto importante, l'attacco di fame. E se quando mangiamo un cereale raffinato cosa avviene? Avviene che l'organismo ha fame, le cellule hanno fame e richiamano, e noi siamo pronti per mangiare. Mangiamo, le cellule sono lì, stanno fuori con le mani, dai che arriva, ma dopo i processi digestivi la pasta bianca è zucchero, non ha vitamine, minerali, enzimi, fibre, ormoni e decine di miliardi di sostanze chimiche che l'uomo deve ancora scoprire dentro il cereale piuttosto che la frutta. Quindi dopo circa 2 ore, questo si chiama i picchi dovuti alle cosiddette calorie vuote, dopo 2 ore le cellule non ricevendo alimento richiamano ancora fame e la persona si abbuffa di altri cereali raffinati sotto forma, tutte le forme che uno vuole. E dopo 2 ore io devo rimangiare, sono picchi deleteri, perché ogni volta che mettete un cereale il pancreas va con l'insulina, picco insulinico, io continuo ad avere picchi insulinici, picchi glicemici, cellule che non ricevono nulla, l'organismo si sfibra e poi scatta la patologia. Quindi gli attacchi di fame sono molto importanti perché ci stanno dicendo, guardate che stiamo alimentandoci con i cibi morti, con le calorie vuote, che sono soprattutto i più deleteri, sono gli zuccheri e i cereali bianchi. Scusa, il riso bianco è come la pasta? Il riso bianco è zucchero, quindi il riso in padre terra è stato donato integro, cioè integrale. Il semi integrale, il semi lavorato è meglio? È un semi amido, nel senso che è un po' più, ha un po' più di fibra, però il passaggio è il semi integrale per arrivare all'integrale. E attenzione che non c'è solo il riso da un'ora di pentola a pressione. C'è riso basmati integrali, 20 minuti e pronto. Riso venere, idem. Qui ci sono vari tipi di chicchi che sono cotti in pochissimo tempo. E se lasciati in ammollo la notte, cuociono in pochissimo tempo. La pasta di camut come la integrale però. Camufar non vuol dire niente, deve essere integrale. Perché tanti... Se è bianca lo stress. È sempre bianca comunque. Anche perché l'errore che fanno tanti pensano andando a prendere gli alimenti al biologico. Se volete finisco un attimo, sì, 5 minuti, sì, e poi dopo passiamo alle domande. Stavo dicendo gli effetti dello stile di vita diverso, appunto avendo tutte le vitamine della frutta e della
la verdura uno non sente gli attacchi di fame, e questo è un altro. La forza della mente, che uno ha più forza, più crede più in se stesso, va meglio al lavoro, ha più concentrazione. E poi sul lato spirituale, la mente è molto più libera. Quando uno fa meditazione, come nel mio caso, capita che la mente va sempre per i fatti suoi, è più difficile dominarla. Quando uno ha meno tossine dentro nel corpo, è più facile dominare la mente. Quindi se uno ha dei momenti di preghiera, di meditazione, è molto più concentrato e quindi può dedicare quel tempo solo a Dio. Cioè è molto importante questo, perché se una persona è piena di tossine è difficile fare della preghiera, della meditazione, perché non riesce a concentrarti. Allora pensi alla bolletta che devi pagare a fine mese, e quindi e Dio non accoglie la tua domanda. E quindi anche sul lato spirituale ho avuto dei miglioramenti. Ecco, e questo, e devo dire che il mio orgoglio di questo è l'associazione che abbiamo fondato, perché a me mi chiamano 2 o 3 volte alla settimana da Cagliari, da Roma, da Napoli, gente che ci ha conosciuto e che vuole un consiglio. Noi abbiamo dei medici nutrizionisti in cui ci appoggiamo, e noi, la gente che vuole un consiglio scientifico, li mandiamo da loro, perché noi non siamo medici. Però io gli racconto la mia esperienza e magari posso essere un'ispirazione per lui. Poi dopo lui troverà il medico giusto che lo controllerà. Però solo sapere che ho aiutato 1 o 2 persone a venirne fuori, che poi mi chiamano dopo 1 o 2 mesi e mi dice: guarda, non faccio più insulina, sto bene, per me è stata la cosa più grande che io abbia mai fatto. Quindi ecco, io ho finito il mio discorso. Dato che siete specialisti, guarda, Davide mi dice che ha un libro. Ho portato un libro, siccome sapevo l'argomento del diabete, per chi è interessato. Scacco al diabete, una guida pratica per controllare il diabete in 5 mosse. La testimonianza è bellissima, perché ha detto cose molto belle. Cioè, tutta la società viene definita un po' diabetogenica, cioè non solo chi è malato diabete ha la predisposizione al diabete, ma secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il diabete viene considerato una malattia del benessere, cioè è una malattia cronica, però che aumenta con l'evoluzione della nostra società. Una società più sana nel senso non sana di come alimentazione, ma anche tecnologicamente più comoda, facciamo meno attività fisica, mangiamo scorrettamente, in maniera scorretta, allora questa diventa più con queste malattie, ecco. I consigli sono, come diceva il Signore, un'alimentazione corretta e un'attività fisica molto sana, insomma, e cambiare, fare un'educazione anche ai bambini. Cioè, se le mamme hanno paura che i bambini escono fuori a giocare al parco giochi, cioè non fanno ancora i bambini, si stanno sempre chiusi in casa a guardare la TV, al computer, poi non possiamo lamentarci perché non consumano, ecco. L'edizione è autore? L'edizione è Sperling e Kupfer, e c'è un comitato scientifico, vabbè, che l'hanno fatto, della BCD, non so. Comunque è interessante perché sfata anche i miti sul diabete, tipo se il diabete è contagioso, se il cioccolato è vietato, se le persone che hanno il diabete non possono fare sport, se l'insulina è l'ultima spiaggia, se un malato di diabete non può guidare, cioè sono tante cose interessanti che uno può. Ecco, grazie. Dopo l'ora e 1/4 potete rincorrere l'uno o l'altro che sta ancora. Posso intervenire? In maniera breve, perché ci sono tante cose da dire. Intanto fare complimenti a Marcello, perché è la prima volta che sento spiegato quindi bene la distinzione tra cereale integrale, tra intero e cereale bianco. Non ha capito bene di cosa si tratta. Secondo il riso decorsicato, non germoglia, genera un po' di germe. Cioè, poi tu hai detto dei
cibi acidificanti, cioè le proteine animali, e quindi invece alcalinizzanti, cioè sono, se posso dire, sono soprattutto le verdure, la verdura cotta, i minestroni, eccetera. E poi si può misurare il pH, cioè uno può mettersi alla prova e vedere, correggimi se sbaglio, mi sei d'accordo, appunto con il catino tornasole, dopo aver fatto digestione, dopo 3-4 ore, fa la pipì, misura e vede se è acido o basico. E lì si regola, si è mangiato troppi cereali, si è mangiato cereali integrali, si è mangiato troppe proteine animali, e si deve invece aumentare le verdure. La cartina torna sole, cosa si dice? Io prendo un orologio come l'altro adesivo. Costa tra i 13 euro e mezzo, però mi dura mesi, perché logicamente se tu ne tagli un pezzo così, capisco che non dura poco, ma se tu ne tagli un pezzetto piccolo e lo metti nella tua urina che hai raccolto, vedi subito dove sei. Dunque, dice anche il nome tuo che usi di conosciamo, dai. Mario, attendi, è un po' elettrizzante fare questo lavoro. Tenete buone queste domande, perché poi avete tanto tempo per scambiarle, farle. Adesso, per me è una grazia che ci sia un gruppo di giovani, facciamo posto in questo, abbiamo altri 10 minuti, facciamo posto per un altro importante insegnamento che questi qua, questi amici, possono iniziare e poi negli incontri successivi possiamo ampliare. Allora, venite qua e date i vostri messaggi. Finché venite, leggo questo. Il benessere della mente e del corpo camminano insieme. Quando la mente è come una lavagna troppo scritta, quando è abitata da emozioni spiacevoli, mettila a riposare e muovi il corpo con attività fisica e muscolare. Cammina, lavora, fa movimenti energici e mirati, come insegna lo yoga. Cioè la prima medicina è il cibo, ma la seconda è il movimento energico. Immagina l'elastico, la tensione prepara la distensione. Il male sta quando la tensione resta tesa e la distensione resta accidiosa. E allora dopo, anche alla fine, faremo i famosi 3 movimenti. Con le mani alte puoi imitare l'ondeggiare del cipresso al vento, slancia in alto il corpo con la testa indietro e l'addome in avanti, ispirando la maggior quantità di aria possibile, poi fletti il corpo, vedremo, qui trovate le cose. Guardate, di solito noi diamo 50 euro a quelli che ci ospitano, avete visto qua, diciamo così, come facciamo di solito, 1 euro per l'ospitalità della casa, e li raccoglie la Rosanna, la Lurilde, dai. Allora, abbiamo poco tempo, quindi facciamo cose presto. 10 minuti, dai. Neanche. Questa è la scuola. Allora, silenzio. Bene, quindi parliamo un attimo di comunicazione. Siccome ci sono rimasti solo 5 minuti, al posto di fare la spiegazione e poi l'esercizio, facciamo prima l'esercizio e poi un'altra volta faremo la spiegazione. Occhi a domande e poi potrò farle. Se no andiamo avanti fino a 4:30, 5, 6:30. Allora, però per fare questo ci serviranno dei volontari.
5 volontari. Volete rose che non vogliete sperimentare, giocare con noi un attimo. 5 volontari. Altra mano, uno. Un volontario. Aspetta, poi un altro. Ok. 2 volontari. Altri 3 volontari. Sono pesco io. Ok, volontario. Altri 2 volontari. 4. 4. L'ultimissimo. Dai. Panico, terrore. Okay. Eccolo qua. Bravissimo. Oh, ok. Mettersi in gioco è il modo migliore per imparare le cose alla fine. Allora ci serve 5 persone, 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Allora 4 andate con la ragazza, lei vale, fate vedere un attimo. E uscito un attimo, fate un attimo. Quindi anche tu e tu guarderemo con lui. Esatto. Allora. Aspettiamo che si allontanano così non ci sentono. Allora, tra poco accadrà una cosa, cioè noi due andremo là in fondo, anzi ci metteremo qua, e Federico compirà delle azioni. Te, che ti chiami Maurizio, dovrai semplicemente guardare e registrare quello che farà Federico, ok? Anche voi guardate e registrate quello che farà Federico, ok? Domande? No, semplicissimo. Quindi, semplicemente Maurizio, ci mettiamo qua. Ecco qua. Quindi siamo un po' in mezzo. Beh, ti conviene stare qua. Sì, lì va bene. Sì, esatto. Guarda bene la scena. Mi sposto.